capito, parlo di tre cose che apparentemente non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, e cioè il comportamento rispetto alla menzogna, il comportamento rispetto al futuro e alla tecnologia. E invece sono legati insieme. Vediamo quello della menzogna. Forse saprete che negli Stati Uniti mentire è considerata una cosa molto molto grave, soprattutto se fatta da un uomo pubblico. Non importa che condizioni e perché, è qualcosa di inaccettabile. Vi ricordo che gli unici due casi reali di impeachment del secolo scorso, cioè di tentativo di impeachment dei presidenti degli Stati Uniti, sono stati tutti e due perché i presidenti avevano mentito, non per quello che avevano fatto, perché avevano mentito pubblicamente. Perché è così grave? Anche qui si può trovare un'origine nelle condizioni iniziali che hanno dato origine al popolamento dell'America e alla sua cittadinanza. Vedete, per gran parte della sua storia, l'America è stata fatta da comunità locali che si autogovernano. Pensate alla tipica corsa verso l'ovest, no? Nei territori nuovi. Si fondano piccole comunità e si autogovernano. L'autorità del governo esiste soltanto, centrale esiste soltanto teoricamente, ma non c'è nessun modo di esercitarla. Sono comunità isolate. Bene, all'interno di quelle piccole comunità, i codici e i comportamenti fondamentali sono i codici etici. Cioè tu non menti alla persona che hai a fianco quando questa persona ti chiede di fare o di dire qualche cosa. Non menti perché è una piccola collettività nella quale siamo tutti responsabili. È molto diverso invece il comportamento nei confronti di una collettività molto più grande come quella che chiamiamo Stato. L'America, alla base, risente ancora sempre in tantissimi campi di questa particolare condizione delle origini che si è interiorizzata. Ma la stessa condizione delle origini è la condizione che fa sì che negli Stati Uniti il futuro è visto sempre come qualcosa di positivo, sia il futuro sia uno dei suoi principali determinanti, che è l'avanzamento tecnologico. È ovvio che sia così. Pensate che di nuovo la maggior parte della popolazione è popolazione che viene da altri paesi che ha abbandonato per varie traversie e quindi ricomincia da capo. Deve avere una gran forza, una gran fiducia che il futuro sarà migliore del passato. Questa cosa che attraversa la storia americana per oltre 150 anni si generalizza e fa parte, come diremmo oggi, del DNA di questa popolazione. Credere nel futuro, credere che è bene progredire e quindi a far avanzare la tecnologia è fondamentale. Da noi spesso c'è l'atteggiamento opposto e questo è anche legato alle nostre condizioni. Lo stato è positivo, il futuro non sempre porta bene, anzi, pensate a quando nelle varie cambiamenti che ci sono di tipo economico porta a un'espulsione della forza lavoro, no? E allora avete quei fenomeni famosi come la distruzione delle macchine, il luddismo, perché si ritiene che questo avanzare sia sbagliato. E non ultimo, ricordate che molte volte le novità tecnologiche da noi vengono chiamate con questo strano nome, diavolerie.